Mark Gorman. Cos'è Buco Bannan? Buco è coco, Bannan è tipo una pianta che dà sapore. Hello. Hello. Anong flavors? Aritanan? Mangga, avocado, cookies and cream. Pwede rin mix lahat, mama. Pwede rin mix lahat kung gusto niyo. Okay. Kibab, fai tu per primo? Oh, vai, vai. Ah, solo questi tre gusti? No, ci sono anche di là. Ah. Lo puoi mischiare tutto. Posso prendere quanti gusti voglio? No, puoi prendere tutti. Sì, tutti i gusti. Ube è tutto sempre. Ay, walang ube, ma'am. Ah, walang ube? Pila ka flavor? Tatlo, tatlo lang. Ah, solo tre gusti. Mm, va bene. Non c'è ube. Questo cos'è? This mango. Yeah. Mango in... cookies and cream. Avocado. Avocado. Avocado, ah. Ok. Quindi? Tutto, all. Alla. Aspetta, li prendo e poi li dividiamo precisi. Fai la foto lì, 17.216. Tomorrow we see. We will see tomorrow. Buon appetito, buon appetito. Grazie, ci metto. Un giorno intero dopo siamo arrivati qui a Boracay, quest'isola delle Filippine centrali, e un'isola molto molto bella, molto... ci sono delle cose molto interessanti a livello ovviamente di fotografia, di street photography. L'unica cosa è che ovviamente essendo un'isola un po' turistica, perché ci sono le cose da fare, ovviamente sono le classiche cose da turisti, però vabbè, io comunque diciamo che in questa seconda giornata, in realtà ieri siamo arrivati tardi, quindi diciamo che oggi ho fatto qualcosa tutta la giornata e ho fatto delle belle cose a livello di fotografia anche lì. Quindi tutto sta a ricrearsi degli spazi che non sono fisici, diciamo così. Comunque l'impressione è molto positiva, è bella l'isola, come dicevo prima, le Filippine, la gente sono molto amichevoli, molto ti danno tutto, cioè sono veramente delle persone eccezionali. L'unica cosa che non mi aspettavo
però l'avevo già intuito quando avevamo fatto tutti i documenti per la visa, che sono un po' troppo rigidi, non si può fare praticamente niente, non si può bere sulla spiaggia, non si può, mascherine, devi averle sempre dentro, fuori, in qualsiasi posto. Figuratevi che oggi è stata fatta la multa ad un ragazzo proprio di fronte a me perché aveva la mascherina, non aveva la mascherina, quindi figuratevi come, come sono rigidi su qualsiasi cosa. Quindi detto questo, però per il resto è tutto bene. Non guardo la... 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 Non guardo la...